Marco Pannella oggi se n'è andato e è un dolore enorme perché io tantissime battaglie con lui. Il ricordo più bello che ho è sicuramente quello dell'anno scorso quando finalmente è venuto ad Arezzo, perché lui non c'era mai venuto. E per sostenere la mia candidatura è stata una cosa, per me a livello personale, incredibile sentire il suo sostegno, insomma. E c'è una frase che disse quel giorno che mi è rimasta scolpita, che suonava più o meno così: vorrei che tu fossi speranza di cambiamento. È stato l'ultimo radicale ad essere sostenuto da Marco Pannella, Angelo Rossi, oggi consigliere comunale in quota Oraghinelli. Il leader storico dei radicali aveva infatti fatto visita ad Arezzo nel corso della scorsa campagna elettorale per le amministrative aretine. Marco Pannella è morto giovedì pomeriggio dopo un lungo periodo di malattia all'età di 86 anni nella clinica romana Nostra Signora Mercede, dove era ricoverato. Lascia un'Italia con dei diritti civili infinitamente superiori a quando ha cominciato la sua attività politica. Se voi ci pensate bene, il Partito Radicale, dalla sua marginalità assoluta, e parliamo degli anni 70, che tutti favoleggiano e pensano che il Partito Radicale fosse chissà cosa, non ha mai superato il 2%. Quindi dalla marginalità assoluta siamo riusciti a vincere le battaglie epocali, il divorzio, l'aborto, anche il servizio militare, per dire tantissime altre battaglie fino a recentemente. È tutto merito del grande carisma e della grande forza intellettuale e di prospettiva che aveva Marco Pannella. È la fine di un'epoca. Sentito e commosso anche il ricordo di un'altra storica radicale aretina e presidente dell'associazione Libera Aperta, Giusy Nibbi. Pannella è, e uso il presente perché per ora non riesco a usare il passato, qualcuno che ha grandi ispirazioni e che ha trasmesso e sa ispirare gli altri, come dice lui, come dice sempre lui, l'ispirazione dell'essere speranza invece che avere speranza. Essere speranza significa che ognuno di noi si prende la responsabilità di fare quel cambiamento che vuole vedere nel mondo. L'eredità che le lascia Marco Pannella. La voglia di essere appunto questa speranza, cioè di essere esempio per gli altri, esempio ad esempio noi questo fine settimana saremo a raccogliere le firme per la legalizzazione della cannabis, che è una battaglia storica di Marco, una battaglia storica dei radicali, che è battaglia non di liberalizzazione, che non, la droga ora è libera, ma di legalizzazione, di regolamentazione.